Heather McPallister. Sono riprese lunedì 26 giugno, attorno alle 7, le ricerche di Andreea Ravciuk, la ragazza yesina di origini rumene, scomparsa 15 mesi fa. Il 12 marzo dello scorso anno, quando aveva 27 anni, dopo una festa in una roulotte sulla Monte Carottese, i carabinieri di Iesi, insieme ai cinofili di Bologna, con i cani monicolari Baila e una squadra dei vigili del fuoco, sono tornati a setacciare la zona, attorno alla roulotte, i casolari e i ruderi nell'arco di un chilometro di distanza. A partecipare anche Giorgetta, la mamma della giovane scomparsa, la quale, nonostante l'angoscia per non sapere da troppo tempo dove sia la figliola, ha voluto assistere alle capillari ricerche che hanno spaziato nel territorio di 4 comuni, da Monte Carotto a Maiolati Spontini, Castelplaneo e Poggio San Marcello. Si è iniziato dal casolare dove Andrea ha trascorso la sua ultima notte, in compagnia del compagno Simone Gresti, unico indagato, di Francesco, il proprietario del casolare e della roulotte, e di Aurora, un'amica di Andrea. Si è cercato poi a Poggio San Marcello, nella zona di un vecchio rudere abbandonato. I carabinieri hanno disposto il taglio dell'erba e la rimozione della vegetazione, alla ricerca di tracce della ragazza. Il cane ha fiutato i fori nel terreno e li ha fratti più inaccessibili. Poi, con il cane Baila, pastore tedesco femmina di 5 anni, quello coinvolto nelle ricerche di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa da Novellara nel 2021 e uccisa dal padre, i riflettori si sono accesi in via Fonte Adamo, a Castelplaneo, per setacciare un boschetto che circonda un rudere, vicino a un'azienda agricola. Ancora ore e ore, circa 5, di ricerche, ma di Andrea Ravciuk nessuna traccia. Il cane utilizzato, che già aveva cercato Andrea lo scorso aprile, è in dotazione al Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna. È in servizio dal 2020 ed è un cane molto preparato e addestrato. Una delle poche unità in Italia in grado di fiutare i cadaveri, anche a distanza di tanti mesi dalla morte. 2 mesi fa gli inquirenti avevano passato a setaccio anche un terreno, nella disponibilità del padre di Simone, sulla Boccolina, dove l'uomo curerebbe anche un orto. Lì ci sono 2 pozzi, che sono stati oggetto di controllo da parte dei carabinieri, che hanno fatto analizzare anche l'acqua. Ma anche qui niente di anomalo. Le ricerche, in attesa di una svolta ormai, attesa da un'intera comunità, proseguiranno in Vallesina, per porre fine a una vicenda che sta continuando a tenere con il fiato sospeso.